Ciao a tutte e a tutti, grazie per l'invito, sono contento di partecipare a questa discussione che mi pare importante e non più rinviabile. Io tento di contribuire attraverso un ragionamento che si snoda lungo tre assi. Il primo è l'importanza della lettura, dell'interpretazione che l'ecologia politica ha saputo dare della congiuntura pandemica in cui siamo evidentemente ancora tutti coinvolti, purtroppo, naturalmente. Il secondo asse riguarda la giustizia climatica intesa come strumento politico per organizzare la convergenza delle lotte dentro questa congiuntura pandemica. E infine provo a fare un ragionamento più sul piano rivendicativo a partire da quello che mi pare essere il quadro attuale, cioè a partire dal passaggio che a livello continentale si è dato tra l'ispirazione del Green Deal che è stato ratificato, firmato, insomma, proposto nel 2019 e invece il Next Generation dell'Unione Europea. Che è stato elaborato tra il 2020 e che ora va costituendosi nelle sue linee programmatiche più specifiche. I primi due punti vado abbastanza rapidamente perché se ne è molto parlato. Ormai è sostanzialmente al di là della discussione, si dà per scontato, è comunemente accettato che il modo in cui il sistema capitalistico organizza produzione e riproduzione è direttamente implicato nelle cause profonde che hanno portato alla situazione in cui ci troviamo e quindi all'emergere del virus, del SARS-CoV-2 e poi dell'epidemia che è diventata rapidamente pandemia. Faccio riferimento ai lavori di Rob Wallace per chi volesse approfondire e in ogni caso, insomma, i tre processi che hanno determinato l'accelerazione dei patogeni che ha reso molto più probabile l'avvento di situazioni come quella attuale, ma anche la potenzialità che queste situazioni si verifichino a frequenza maggiorata in futuro, sono la deforestazione da un lato, la perdita di biodiversità dall'altro, e quindi il che è legato naturalmente sia agli allevamenti che alle modalità di coltivare, si parla di monocolture genetiche in entrambi i casi, e ai processi di urbanizzazione. Il punto però su cui vorrei attirare l'attenzione è che a partire da questo, e quindi dalla specificità del sistema capitalistico, non solo nel gestire catastrofi naturali, ma nel produrle in primo luogo, si dipana una serie di implicazioni politiche importanti per il ragionamento che facciamo noi. Il riferimento qui che faccio è ad un articolo di uno storico dell'economia che si chiama Adam Tooze, per il Guardian qualche mese fa, e l'articolo si intitolava La prima crisi economica dell'antropocene. L'idea era che, dato quanto ho succintamente richiamato, questa crisi si presenta in maniera diversa rispetto alle precedenti, a partire da quella del 29 del XX secolo fino a quella del 2007-2008, perché in quei casi era abbastanza scontato che la risoluzione della crisi passasse dal riportare a lavoro coloro che avevano perso il lavoro. Oggi invece, se è vero che il modo in cui produciamo è direttamente implicato nel portare nelle nostre vite una pandemia, è evidente che la strategia di reazione a questa situazione non può essere quella di rifare quello che ha determinato in primo luogo il problema. E quindi si pone la questione di quale lavoro togliere e quale lavoro invece proporre come strategia economica complessiva. E quindi ci servono, e arrivo al secondo punto, dei criteri di selezione, no? Delle produzioni che servono alla società oppure no, e vedete, capite che qui siamo su un piano direttamente politico perché si confrontano delle idee diverse, in molti casi antagoniste, di società. Io credo che nel contesto in cui ci troviamo, e a partire dal fatto che, diciamo così, negli ultimi anni, in particolare nel 2019, la mobilitazione per la giustizia climatica avesse dato segni di grande vivacità,
insomma, le piazze sono state piene e assieme a questo l'altro movimento transnazionale in grande salute è il movimento transfemminista. Si possa ragionare sul crinale che va dalla giustizia climatica alla cura come elementi di questo sistema, di questo criterio di selezione per cosa serve e cosa no alle nostre società. Lo dico perché la giustizia climatica si definisce, la sua originalità elaborata negli ultimi anni è precisamente quella di legare intimamente la soluzione alle problematiche ambientali, cioè la transizione ecologica, alla riduzione delle diseguaglianze sociali. Perché dico che è molto originale? Perché noi abbiamo avuto nel periodo fordista, naturalmente semplifico un po' per stare nei tempi, l'idea era che l'unico modo per combattere le diseguaglianze fosse attraverso la crescita economica. Okay? Questo legame però tra più crescita, meno diseguaglianze, ha prodotto un effetto ambientale nefasto. D'accordo? Da questo punto di vista, il passaggio al neoliberalismo in realtà è avvenuto dicendo: va bene, la crescita ovviamente è un dogma che non si tocca, ma in realtà la lotta alle diseguaglianze è un elemento distruttore per l'ambiente. Quello che ci serve è in realtà che la diseguaglianza venga lasciata libera di prosperare nelle nostre società, di modo che il mercato possa selezionare gli imprenditori più sensibili, più verdi, più smart, più intelligenti, e questi, attraverso una crescita sostenuta che è diventata magicamente sostenibile, ci porteranno al di fuori della crisi ecologica. Questa idea è diventata legge dentro il sistema di governo del clima trainato dalle Nazioni Unite, e dopo una ventina d'anni di implementazione possiamo tranquillamente dire che non ha funzionato, e il 2019 ha significato questo, cioè le piazze di Fridays for Future e di Extinction Rebellion hanno significato, a mio avviso, questo. Proprio il focus che lega le questioni ambientali, ma in generale anche le questioni del lavoro riproduttivo, no? Che includono le questioni di genere e quindi il movimento transfemminista, come si diceva prima, alla lotta alle diseguaglianze, rende, a mio avviso, come cornice politica la giustizia climatica utile per costruire un percorso di convergenza delle lotte. E del resto si è visto che i conflitti operai che ci sono stati tra marzo e aprile, ma che in realtà poi continuano a tutti i livelli, e in qualche modo hanno contribuito a mettere in luce che l'allungamento delle catene del valore da un lato e la preminenza del just in time come meccanismo di organizzazione del lavoro sono in se stesse delle barriere alla transizione ecologica, e si è visto in maniera abbastanza chiara come un successo come quello del movimento operaio tedesco, che a dicembre ha imposto una legge che vieta il subappalto nel settore della lavorazione delle carni. Bene, questo divieto del subappalto, okay, rendendo il processo di lavoro meno rapido e soprattutto maggiormente passibile di controllo da parte degli operai, una evidente, diciamo così, un elemento fondamentale della transizione climatica ed energetica. No? In questo senso dico che la giustizia climatica è utile, può quantomeno risultare utile. Vengo all'ultimo elemento, all'ultimo asse del mio ragionamento. Proprio la, io credo, vivacità delle piazze del 2019 ha determinato la possibilità che si superasse l'orizzonte dell'intervento delle elite europee all'interno del Green Deal, e ci si avvicinasse a quello del Next Generation dell'Unione Europea, che, come vedremo tra un attimo, non è la panacea di tutti i mali, ma è significativamente diverso da quello che c'era prima. Perché? Perché il Green Deal europeo sostanzialmente è una reiterazione dell'idea di austerity verde. Okay, quindi sostanzialmente una compressione della spesa pubblica, un ruolo centrale dei mercati all'interno di una strategia che in teoria dovrebbe far avverare il passaggio dai fossili alle rinnovabili. Quindi il focus era molto sull'energia. È evidente che il programma Next Generation non si muove sullo stesso solco, perché è in realtà un programma che si basa sulla centralità degli investimenti pubblici, cioè il vincolo di questo programma, di questi fondi, del cosiddetto Recovery Fund, non è sul debito, okay, ma piuttosto
sulla condizionalità ai risultati raggiunti. Cioè, se non si fa ciò che il programma ritiene si debba fare, allora non vengono erogati i fondi. Si tratta quindi di una condizionalità molto forte, ma vedete che qui il fronte di lotta è sulla definizione di cosa si dovrebbe fare, e naturalmente le convulsioni di quello che sta avvenendo all'interno del passaggio di governo in Italia sono espressione di questa fibrillazione. Non mi interessa naturalmente prendere parola su Conte Draghi, non penso che ci debba interessare particolarmente, ma evidentemente quello è un problema che si sta dando a livello di governo anche in Italia. Il fatto che si sia passati dalla centralità del mercato a una centralità degli investimenti pubblici non implica che diciamo così, garante di fondo dell'operazione siano i mercati finanziari globali, e che quindi non necessariamente una politica basata sull'investimento pubblico è meglio dal nostro punto di vista, ma io credo che convenga sapere che il tipo di vincolo e di condizionalità nei due modelli è differente. E concludo dicendo che per avere un impatto, sia a livello della definizione degli obiettivi del Next Generation, sia a livello della distribuzione eventuale di quei fondi, perché poi rimane anche sempre, c'è sempre il problema dell'adeguatezza di quanto viene messo in campo rispetto a quanto serve, no? Cioè, come dire, ci sono alcuni economisti che hanno messo in luce che in realtà sembrano tantissimi soldi, potrebbero essere comunque molti meno di quello che servirebbe. Io su questo piano non entro, ma effettivamente il dibattito c'è. Affinché il fronte di lotta, tutti e due i fronti di lotta, si possano aprire, occorre una ripresa del conflitto sociale a tutti i livelli, nel nostro paese, quindi a livello sociale, a livello operaio e a livello dei movimenti. Ammesso e non concesso che noi si recuperi in qualche modo un rapporto di forza più favorevole, l'utilità della giustizia climatica come cornice politica è che ci permette di mettere assieme delle rivendicazioni che fuori da quel contesto sembrano in contrapposizione l'una con l'altra. Quindi, cioè, mi riferisco in particolare alla questione reddito di base e lavoro di cittadinanza. Se effettivamente occorre discriminare tra un tipo di lavoro che va ridotto e tendenzialmente eliminato, un tipo di lavoro che invece va o messo in pratica o rilanciato, sostenuto, è evidente che alcune professioni tenderanno a calare e il reddito di base deve servire a mantenere, diciamo così, al di sopra della soglia di povertà, chiunque dovesse entrare in questa categoria. Mentre invece il lavoro di cittadinanza rientra in maniera interessante, io credo, dentro questa struttura di ragionamento, in quello che in passato si era chiamato, penso i Vumin chiamarono Ugo, una sola grande opera, cioè il riassesto idrogeologico del territorio italiano, che in molti casi è davvero in condizioni pietose. Aggiungo soltanto che la componente operaia e sindacale di questo processo è fondamentale, e dentro la cornice della giustizia climatica altri due elementi di rivendicazione trovano posto in maniera chiara e abbastanza semplice, io credo, e sono da un lato il salario minimo, perché la contrapposizione tra reddito di base e welfare è una contrapposizione artefatta che va superata, io credo, dal nostro punto di vista, e infine la riduzione dell'orario di lavoro, perché una delle modalità necessarie della rilocalizzazione non solo della produzione ma anche del consumo è quello di dare alle persone il tempo di poter effettivamente consumare prodotti locali, cosa che banalmente il tempo di cucinare, e quindi non dover correre al supermercato per prendere il cibo già pronto. Vorrei che fosse chiara la dimensione ecologica della battaglia per la riduzione dell'orario di lavoro, perché talvolta ci si scorda che si tratta di un'ulteriore condizione necessaria, perché è di transizione ecologica giusta, quindi al senso dei gilet gialli francesi, i quali giustamente dicevano la transizione ecologica, se basata sul colpire le classi che sono già state colpite duramente nel corso degli ultimi 40 anni, non ci interessa. Se invece la transizione la paga quel pezzo di società che da un lato ha prodotto il problema e dall'altro
ha beneficiato della polarizzazione di classe degli ultimi 40 anni, ecco che allora ci interessa moltissimo. Io credo che questo sia il piano per portare avanti la nostra battaglia assieme alla giustizia climatica. Vi ringrazio per l'attenzione.